quando nacque la Lazio, tutta la zona che va da Castel Sant'Angelo fino a Piazza Cavour e poi si estende a Piazza della Libertà era chiamata Prati di Castello. Questa è la riva sinistra del Tevere, e qui appunto c'erano tutti questi prati ancora da edificare. Verso gli ultimi 20-25 anni del XIX secolo si cominciò con questa edificazione, anche attraverso la costruzione del palazzaccio, e quindi sorse anche Piazza Cavour e Piazza della Libertà, che ancora non esisteva nel 1900, era una propaggine di Piazza Cavour, infatti veniva chiamata Piazza Cavour. Piazza della Libertà in realtà ufficialmente fu inaugurata nel 1903, ma la sua denominazione fu stabilita già dal Consiglio Comunale nel 1885. C'è da dire che la Lazio, come dire, nacque a Piazza della Libertà perché lì, in quel posto, sotto Ponte Margherita, all'altezza di Piazza della Libertà, c'era il famoso barcone, il barcone del Pippa Nera, dove appunto i giovani del popolo romano decisero di fondare questa società podistica, che poi si arricchì di altre sezioni, compresa quella del calcio, dopo qualche anno. Lì dove nacque la Lazio a livello formale, perché fu la prima sede della società biancoceleste, via Valadier, che si interseca con Piazza della Libertà e che a sua volta dà su Ponte Margherita, sotto il quale ponte albergava il barcone. Ma ci sono tutti gli altri barconi, anche dei canottieri. In questi altri barconi invece albergavano e facevano sport coloro che facevano parte dell'aristocrazia, della nobiltà romana, bianca o nera. Invece da questa parte, sempre della riva sinistra del Tevere, questi nove ragazzi decisero appunto di dare possibilità al popolo di poter usufruire di giochi e di sport. Quindi questo per dire che in ogni caso la Lazio nasce, al contrario di molti che pensano sia il contrario, ma nasce come squadra del popolo, al contrario per esempio della S Roma, che nasce 27 anni dopo per volontà del palazzo. A quel tempo il palazzo era il regime fascista, in questo caso il palazzo oggi è magari Montecitorio o altre camere di potere. Quindi c'è stato sempre un taglio netto tra le due società, l'una a carattere popolare, l'altra a carattere di palazzo. Peraltro la Lazio nacque sola, cioè nacque individualmente, pura, diciamo noi, mentre dall'altra parte ci furono una serie di società che il regime volle riunire, fondere, da 8 passarono a 5, da 5 a 3 e poi dall'Alba, dalla Fortitudo e dal Roman si passò alla S Roma, sotto la fondazione di un rappresentante del regime di allora che si chiamava Italo Foschi, prettamente abruzzese, nato a Corropoli in provincia di Teramo. Mentre noi abbiamo sempre avuto una natura, come dicevo prima, popolare, a volte anche borghese, ma non sicuramente dell'aristocrazia o del palazzo o della nobiltà, dall'altra parte comunque si è fatto un crogiuolo di fusioni tra società che rappresentavano parti diverse del popolo romano. L'Alba portò tifosi e stadio, il Roman portò i ricchi commercianti della città e la Fortitudo portò l'area clericale, che poi si tramandò in seguito anche attraverso esponenti importanti, no, di partiti importanti tipo Democrazia Cristiana o PD, eccetera, sempre facenti parte di quell'area. Quindi, come vedi, la tradizione poi nel tempo continua. Esisteva già la ginnastica a Roma già da parecchio, per cui la podistica si dovette chiamare Lazio e non Roma. Lazio fu una scelta molto intelligente, perché ovviamente il Lazio è una regione che comprende anche la città di Roma,
nella stessa misura in cui dà anche così uno sguardo storico alle origini della città stessa, perché i Latini, insieme agli Etruschi e a qualche altro popolo, fondarono Roma. Romolo e Remo derivano da loro. La Lazio, come tante altre società che ancora oggi militano in Serie A, ma che nacquero in quel periodo, non scelse dei colori definitivi. I colori definitivi vennero usati qualche anno dopo. La Lazio iniziò con la maglia bianca e la scritta Lazio sul petto, poi pian pianino insomma si arrivò a utilizzare il bianco azzurro, bianco celeste in realtà, proprio in onore delle Olimpiadi greche. Molti pretestuosamente dicono sì, ma non arrivava ancora nel 1900 l'eco di queste Olimpiadi, ma infatti la Lazio adottò questi colori successivamente, qualche anno dopo, quando invece quella manifestazione meravigliosa ebbe grande rilievo anche a Roma. Tutto, possiamo dire, in qualche modo è nato qui allo Stadio Flaminio, perché io ricordo ero veramente un adolescente e andavo a casa dei miei nonni, dove c'erano anche i miei zii, e tutti erano abbonati alla Lazio, tutti venivano ovviamente qui allo Stadio Flaminio, parliamo degli anni, fine anni 60. Quindi c'è un aspetto molto romantico qui al Flaminio, anche perché noi eravamo i padroni dello Stadio Flaminio mentre la Roma giocava allo Stadio Olimpico. Quindi comunque c'è un grandissimo legame con questo stadio, che poi si è rinnovato alla fine degli anni 80, quando siamo stati costretti per un anno a venire a giocare qui, un anno meraviglioso, perché giocare qui ti dà una sensazione come tifosi veramente di stare in una bombonera, ed è un peccato vedere il degrado che c'è adesso per un impianto che sicuramente potrebbe essere messo a disposizione e anche allargato per le fortune della SS Lazio, un impianto al centro di Roma come tradizione della società biancoceleste. Lo Stadio Flaminio, io lo so per certo, potrebbe far convergere tanti interessi e anche molte autorizzazioni importanti per poter essere assegnato alla Lazio. Non avviene, probabilmente, io mi auguro di sì, ma non avverrà mai, sempre perché comunque se non ci sono le istituzioni a mettersi di traverso, ci deve sempre essere qualche associazione di cittadini, associazione culturale, associazione di architetti. Però c'è stato un qualcosa di molto importante per la città di Roma e per le due tifoserie, ed è stato un movimento mediatico e di mentalità in qualche modo, che è nato nel dopoguerra ed è arrivato fino ai giorni nostri, in particolare fino ai primi anni 70, quando poi la Lazio di Chinaglia riuscì in qualche modo a sdoganare masse di tifosi biancocelesti. Probabilmente noi dobbiamo scontare anche il fatto di non aver aderito a quella famosa fusione. Fatto sta che la Lazio è stata sempre un po', tra virgolette, mediaticamente perseguitata e soprattutto indicata come la squadra di fuori Roma. Questo ovviamente ha fatto sì che, con la forza della mediaticità del cinema e del teatro di allora, ma anche della radio, io ricordo una famosa trasmissione che seguivo quando andavo allo stadio nel 72, nel vialone che mi portava allo stadio, c'era questa trasmissione radiofonica, l'unica trasmissione radiofonica che andava in onda dalle 10 all'una, dove c'era questa rubrica di Orazio Pennacchioni, che poi in realtà era una donna che doppiava questo personaggio di Orazio Pennacchioni, che era un personaggio romanista che in realtà prendeva in giro i laziali. Ora quella era una trasmissione a carattere nazionale. Io sono Orazio Pennacchioni e sto contento, ento, so tifoso della Roma e me ne vanto, tanto, già che Roma che ci avemo, ma che è un bolide, una valanga, un ciclone, un tornado, no, è uno squadrone, è il più bello squadrone della penisola. Quindi già da allora poi si continuò con il nostro Albertone nazionale, no? Con le sue battute, i burini di qua e i burini di là, e si crearono le condizioni per poter far crescere una tifoseria convinta che stesse tifando per la squadra che rappresentasse la capitale, mentre l'altra doveva essere la tifoseria che doveva essere convinta
a tifare una squadra che con la capitale non aveva nulla a che fare, c'era una pretestuosità e una faziosità di base che però ha rovinato la mentalità di tante generazioni e soprattutto ci ha fatto guardare fuori Roma, allora che non c'era il web, quindi oggi col web è un po' tutto più facile, la realtà viene scoperta, ma allora che non c'era, in tanti fuori Roma pensavano che noi fossimo i tifosi della regione e loro i tifosi della città. Ecco, questo perché comunque si doveva creare uno zoccolo molto duro all'interno della città per quanto riguardava la tifoseria della Roma. E quando noi arrivammo negli anni 70 a creare il primo nucleo giovanile di tifosi di curva, eravamo pochi. Non eravamo pochi come tifosi in generale, ma come tifosi di curva, come ragazzi educati a tifare per la prima squadra della capitale. Lo dovevamo capire da soli, mentre invece dall'altra parte c'era un'opera istituzionale di, come dire, di reclutaggio della tifoseria già dai banchi di scuola, grazie ad iniziative legate anche al Comune di Roma. Ricordo sempre una per tutti, meravigliosa, magari l'avessimo potuta avere anche noi, la tessera Roma Junior Club, che nei primi anni 70 poteva essere acquistata a 500 lire da qualsiasi ragazzo che andava a scuola, alle scuole medie e poi alle superiori. Quindi in quel periodo ancora di più si aumentò il bacino di utenza di tifoseria giallorossa. Noi ovviamente eravamo un po', no, il contraltare, eravamo quelli, come dire, non omologati, per cui è chiaro che a livello giovanile eravamo anche pochi, pochi ma buoni, tant'è vero che ci siamo sempre comunque fatti rispettare fin quando potevamo farci rispettare, perché poi ovviamente loro in quel periodo erano almeno con un rapporto di 1 a 8, 1 a 10. La generazione Chinaglia, Giorgio Chinaglia, dette quella svolta epocale proprio alla tifoseria più giovane, per cui da quel momento, grazie anche ovviamente alla vittoria dello scudetto, le nostre fila, insomma, si allargarono pian pianino sempre più. La Lazio ebbe un grande sussulto una volta tornata in Serie A, come neopromossa sfiorò lo scudetto all'ultima giornata, quindi in quell'anno, diciamo così, ci fu l'inizio, fu il prodromo di una costante crescita di tifo organizzato a livello giovanile, in particolare dal novembre 71 con il Commandos Monteverde, del quale io facevo parte come veramente cucciolo, quasi bambino a 13 anni. Noi venivamo a fare il nostro tifo, il tifo giovanile, in Curva Sud, eccola qui, e ci siamo stati, siamo rimasti in Curva Sud fino a quando gli Eagle Supporters non hanno definitivamente deciso a fine anni 70 di trasferirsi in Curva Nord, quindi tutti gli anni del nostro tifo giovanile, della nostra adolescenza e poi del nostro essere ragazzi, li abbiamo passati ovviamente qui in Curva Sud, era la nostra roccaforte, la nostra fortezza, la nostra casa domenicale, anche perché allora c'erano degli orari fissi, c'era la giornata fissa per giocare, non è come oggi che c'è lo spezzatino da tutti i punti di vista. E poi di fronte alla Curva Sud c'è ancora un grande slargo che però in parte è occupato da uno di questi stadi per il tennis, questo grande slargo in cui giocavamo a pallone prima di, nell'attesa insomma che aprissero i cancelli, dove peraltro, questo è un piccolo aneddoto, passava anche Aldo Moro con la sua scorta, perché lui allora era ministro degli esteri, lì c'è la Farnesina naturalmente, e quindi passava direttamente qui e lo vedevamo. E più avanti c'è la palla, questa la palla non della Farnesina, ma questa è la palla dello Stadio Olimpico, e quello era, diciamo, come dire, il punto di riferimento per andare un po' a discutere con i tifosi avversari. Parliamo sempre degli anni 70, e quindi è rimasta un po' come simbolo dell'incrocio tra le tifoserie ospiti e la nostra tifoseria. La realtà è che fino a quel derby non c'era una distinzione tra sud e nord per quanto riguardava i tifosi di Roma e Lazio. Quel derby capitò in un momento in cui la Lazio era molto forte, quindi aveva in sé aumentato a dismisura la propria capacità di aggregazione della gioventù,
e quindi c'era una contrapposizione abbastanza importante tra le due curve. Giocavamo in casa, noi prendemmo la curva sud entrando prima dei romanisti, e ci mettemmo come al solito dalla parte sinistra sopra, dalla parte della Monte Mario, sopra gli spogliatoi, perché allora c'era il tunnel che portava al campo che era solo quello. E a un certo punto durante la mattinata poi arrivarono i romanisti in ritardo, insomma ci fu tutta una serie di striscioni strappati, questo e quell'altro, insomma tra un parapiglia e l'altro loro riuscirono a prendersi la parte sinistra della curva sud. Noi a quel punto ci spostammo dal centro alla parte destra, quindi tutta la parte a metà della curva sud verso la tribuna Tevere. Quindi cacciata mi sembra un po' troppo esagerato, anzi visionario, in realtà noi occupammo metà curva sud, se non di più. Ci fu un cordone della celere che divise le due tifoserie. Col derby lo vincemmo 2-0. A seguito di quegli incidenti fu fatto proprio per il derby successivo una riunione in questura dove le due associazioni di Lazio Club e Roma Club furono comunque invitate a dare un loro giudizio, una loro personale idea su come dividere le due curve per il derby successivo. A quel tempo l'associazione Roma Club era molto 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 più potente dell'associazione dei Lazio Club e quindi fu in pratica deciso che i romanisti si sarebbero presi la curva sud al derby successivo e i laziali sarebbero andati in nord. Questa è la verità, questa è la storia, poi chi l'ha vissuta lo sa, chi invece mi lanta probabilmente l'ha solo sentito dire, solo per relata refero e anche piuttosto relata sbagliata. Gli anni 70 sono stati degli anni meravigliosi, soprattutto per chi li ha vissuti da ragazzo, io sono tra questi, perché sono stati anni di rottura completa col passato, con le convenzioni, con i modi di pensare, con le tradizioni, e noi soprattutto ragazzi ci aprivamo sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto dal punto di vista politico, sociale, musicale, ci aprivamo veramente a delle stagioni meravigliose che erano nuove, erano novità assolute, per cui come tutte le novità andavano affrontate nella maniera più, più aggressiva possibile, ma contemporaneamente anche con un certo tipo di timore, no? Perché non sai mai cosa ti ritrovi dall'altra parte, e quelli furono anche anni, gli anni 70, di grandi sommovimenti socio-politici che portarono anche al terrorismo, quindi veramente ci furono dei momenti che poi non si sono più ripetuti e che anche precedentemente non si erano mai vissuti, quindi stiamo parlando di anni svolta per la crescita comunque del nostro tessuto sociale, politico, del nostro paese, dei nostri giovani, dei nostri uomini. E in tutto questo si innesta la meravigliosa avventura della Lazio dello Scudetto. Un'avventura leggendaria, un'avventura magica se vogliamo per certi aspetti, perché la Lazio non era una società di potere, quindi non aveva quei favori o quell'occhio di riguardo che veniva ovviamente riservato a società più importanti dal punto di vista politico, parliamo di Inter, Milan, Juventus, la stessa Roma, e quindi per poter raggiungere un certo traguardo così importante come quello che poi è stato raggiunto ci volle un insieme di situazioni magiche appunto che si crearono e che fecero sì che questa squadra non solo inventò tramite il suo allenatore un sistema di gioco nuovo che poi fu ripreso anche dall'Olanda di Cruyff, ma oggi si parla molto di Sacchi, però bisognerebbe parlare anche di Maestrelli, se non addirittura di Viciani. Viciani fu l'allenatore della Ternana che inventò il sistema tattico e poi utilizzò anche Maestrelli e che poi dette anche il via alla grande Olanda di Michels e di Cruyff. Quindi si deve molto a quella Lazio, sia dal punto di vista appunto tattico, sia dal punto di vista, ripeto, dello spettacolo e della novità, cioè una squadra chiaramente non costruita per vincere lo scudetto, ma costruita con grande intelligenza da Sbardella, che poi fu dirigente della Lazio proprio in quell'anno, l'anno della costruzione di quella Lazio, fece delle operazioni molto intelligenti di mercato e portò quindi a riempire quei tasselli che poi formarono appunto questa grande squadra che fu la Lazio del 73-74. Come tifoso, avendola vissuta sia a Tor di Quinto sia naturalmente negli allenamenti, quindi che poi nella vita di tutti i giorni,
che poi nelle partite leggendarie di quei due anni, devo dire che rimane nel mio cuore, nella mia mente, come appunto una leggenda, una parentesi meravigliosa della nostra vita di giovani uomini o comunque di ragazzi, qualcosa che mi stona molto con quello che poi vogliono far passare, magari anche attraverso altri film o attraverso questo passaparola, no? che si tramanda nel tempo, come una squadra di pazzi, una squadra maledetta, una squadra di pistoleri. Io respingo assolutamente questa definizione di quella leggendaria avventura, che ebbe soltanto situazioni positive, ci ha lasciato soltanto un'alea di romanticismo meravigliosa e tanto divertimento e tanta gioia. Quindi la respingo per un semplice motivo, perché quella non era una squadra pazza, era semplicemente una squadra di allora, degli anni 70, come ce n'erano tante, di spogliatoi come quello della Lazio ce n'erano tantissimi, anzi probabilmente quasi tutti. Era, ripeto, il momento, no? Erano gli anni della rivolta, quindi ognuno insomma aveva questo tipo di aggressività, no? di fare gruppo, eccetera. Il fatto che siano morti purtroppo nel tempo 5-6 personaggi importanti di quella squadra non vuol dire assolutamente nulla, perché se noi vogliamo andare a fare la lista di tutti gli atleti, allenatori, atleti, eccetera, che sono morti e che vestivano le maglie delle altre squadre in quegli anni, quindi negli anni dal 65 all'80, 85, ci verrebbe fuori una lista che non finisce più. Neanche a dire che era una squadra di pistoleri, no? Di gente che sparava, perché erano gli anni in cui era più facile trovare gente che aveva armi piuttosto che non gente che non ne avesse, nel senso erano anni aggressivi, erano anni di rivoluzione, appunto di sommovimenti sociopolitici, non era facile e soprattutto nell'ambito dello spettacolo, dello sport, eccetera, i personaggi in vista erano praticamente tutti armati, proprio perché era anche salita un certo tipo di aggressione delinquenziale, per cui anche per difesa. Quindi io ricordo perfettamente che tante altre squadre, anche dall'altra parte del fiume Tevere, avevano spogliatoio, giocatori col porto d'armi, le armi appresso, eccetera. Quindi anche questa favola che noi eravamo una squadra di atleti pistoleri, un'altra stupidaggine colossale, perché se è vera questa cosa è pur vero che erano appunto quei tempi e che tutti utilizzavano quel tipo di approccio con la realtà. Giorgio Chinaglia però, per questa sua avvenenza, per questa sua aggressività, tra virgolette, per questo suo essere laziale fino in fondo, pagò molto, perché non erano abituati dall'altra parte erano abituati a sfottere, erano abituati a andare prima del derby sotto l'albergo della Lazio a fare casino, a buttare mortaretti, trombe, non far dormire la squadra avversaria, c'era tutto un cliché che improvvisamente con Giorgio Chinaglia veniva rotto, veniva sconquassato da questo smisurato orgoglio che aveva Giorgio. Però Giorgio pagò perché a Roma, ripeto, c'è stato sempre un ambiente ostile a quelli che sono i protagonisti dell'altra squadra della capitale, cioè della prima squadra della capitale, cioè della Lazio. Lo abbiamo visto anche con Ciro Immobile. Ciro Immobile è stato uno dei più grandi bomber che la storia italiana, certificata poi peraltro, e la storia romana soprattutto, abbia mai avuto, ma non ricordo particolari menzioni o festeggiamenti o idealizzazioni di un centravanti meraviglioso e che ha fatto la storia del calcio come Ciro Immobile. Questo poi tu lo trasmetti anche su Beppe Signori, stessa identica sorte. E andiamo appunto al ritroso a Giorgio Chinaglia. Giorgio Chinaglia è stato il primo a pagare il fatto che la Lazio si fosse permessa di vincere lo scudetto. Lo pagò in termini di nazionale, gli fu fatta una guerra all'interno del club gestito da Valchiareggi nel 74, e Mondiali fece quel gesto proprio tirato da queste provocazioni di vai a quel paese, che gli costò poi nei successivi due anni fischi in tutti gli stati d'Italia. Cioè, noi purtroppo siamo sempre stati al centro del mirino, il tutto perché la Lazio non si doveva permettere, no, di vincere, di vincere, di essere forte, di battere gli squadroni, di vincere lo scudetto.
Giorgio Chinaglia pagò anche a livello cittadino questa sua, come si può dire, questa sua arroganza, no? Da questo punto di vista, del fregarsene, anzi di essere il primo nemico, tra virgolette, dei romanisti. Lo pagò perché poi lui aprì nel periodo d'oro un negozio di abbigliamento, Long John, alla Balduina, ma a quel tempo quel negozio ebbe parecchi problemi, parecchi scherzetti, tra virgolette, fatti dai tifosi della Roma, la stessa moglie fu spesso minacciata, insomma fu portato Giorgio a un certo punto a mollare la presa sulla Lazio e andarsene negli Stati Uniti, perché la moglie comunque era originaria degli Stati Uniti, a un certo punto non ce la fece più, perché comunque dileggiavano i bambini, i figli, dileggiavano la moglie, quello e quell'altro, e a quel punto mollò la presa, quindi fu costretto addirittura ad andare via. Una mezza cosa successe anche con Paolo Di Canio, una mezza cosa del genere, però poi Paolo, insomma, è stato anche un calciatore che ha rivestito più maglie, quindi non è stato proprio un simbolo della Lazio. Giorgio Chinaglia lo era, quindi fu costretto ad andarsene. Ci fu una premeditazione di quello che successe. Anche in quell'occasione, nonostante la morte di un tifoso, di un papà, che poi purtroppo con la sua famiglia ha dovuto subire ulteriori conseguenze per i decenni a venire, con stupide scritte un po' ovunque, no? Come quasi fosse una consuetudine a Roma andare a vedere queste scritte contro la memoria di Paparelli, anche lì, insomma, siamo sempre in quello che è, ritorniamo ai tempi di Chinaglia quando veniva minacciato, no? Sempre quest'alea un po', no? di aggressività da parte dell'altra parte della capitale. E in quell'occasione, insomma, no, un treppiedi che si portano in uno stadio con dei razzi molto particolari e con uno stuolo anche ampio di persone che ti danno l'occasione di lanciare questi razzi, non è un qualcosa da ridurre a un eventuale omicidio colposo, e mettendo in mezzo soltanto uno o due di quei partecipanti, che furono invece 100-200. Nel tempo nessuno ha mai saputo che fine abbiano fatto le posizioni di altri indagati, nessuno se l'è chiesto, tutto è passato in cavalleria, si è messo in mezzo solo il povero Zigano, povero nel senso che poi è morto dopo 2 anni da quell'omicidio, per altre ragioni, però si è fatto di lui l'unico capo espiatorio, mentre lì è evidente che c'era un movimento che portò in quella curva a uccidere un altro tifoso dall'altra parte della curva. Io poi lo ricordo molto bene perché ero sotto nel parterre e vidi proprio sopra di me arrivare il primo razzo che andò fuori dallo stadio e poi il secondo razzo che invece si schiantò a metà della curva, che poi fu quello che uccise Paparelli. Ricordo, insomma, tutta quella giornata incredibile, ma anche lì, questo per andare a chiudere il discorso sugli anni 70, che furono anni violenti, lo furono anche i primi anni 80, ma soprattutto dal 77 all'80 furono degli anni molto molto violenti, e anni in cui, appunto, ripeto ancora una volta, noi almeno come laziali ci siamo trovati sempre in una situazione di inferiorità morale, inferiorità sociopolitica nell'ambito del costume romano, della città di Roma. C'è un luogo storico dove siamo cresciuti per tanti e tanti anni, abbiamo sostato, sai, negli anni dell'università, ma anche soltanto del liceo, i pomeriggi a volte si potevano anche buttare e noi li buttavamo per la Lazio e ci riunivamo qui davanti alla sede storica della Lazio di via Goldilana 8, che è alle mie spalle, dove c'è una porta bianca, dove ci vediamo davanti a Vanni, questo era, diciamo, la parola d'ordine. Passavamo interi pomeriggi qua e abbiamo passato ovviamente anche i momenti non solo più belli ma anche più brutti della nostra storia calcistica, quindi della nostra storia di,
di Laziali, via Simone Sembon. Qui noi naturalmente ci riunivamo, qui a volte si partiva per le trasferte. Dal 1976 al 1990 più o meno, quegli anni là, insomma, c'è stata la sede dei Gabba, poi degli Eagles Supporters per tanti anni, ma anche contemporaneamente dell'associazione dei Lazio Club. Erano gli anni, io definirei, i migliori anni dal punto di vista del tifo, i migliori anni della nostra vita, perché c'era un coagulo di tifosi che venivano dalla Brigata Chinaglia, quindi dagli anni di Giorgio Chinaglia e delle vittorie dei primi anni 70, che si fusero con quelli che divennero della Lazio in virtù delle vittorie di Chinaglia, e quelli che poi maturarono a 20, 25, anche 30 anni, tifando la Lazio, purtroppo, che fu invischiata nel calcio scommesse. La verità è che quel tipo di abitudine alla scommessa, non solo a Roma ma in tutta Italia, c'era già dall'inizio degli anni 70, e lo dimostrano tanti filmati in cui quegli stessi allibratori che poi dettero il via alla denuncia che poi portò all'apertura del calcio scommesse, erano amici comunque di giocatori, in particolare della Roma. Io adesso lo dico perché l'ho sentito nelle varie testimonianze, anche nel film di Carlo Petrini, centravanti nato, già da quell'epoca, dai primi anni 70, quindi è probabile, secondo me, che ci fosse un certo tipo di, come dire, di abitudine alla scommessa, che probabilmente non era nemmeno negativa, come poi la si è voluta far passare alla fine degli anni 70, quando evidentemente il fenomeno si era un po' troppo allargato ed era anche diventato un fenomeno di malcostume. In quel particolare momento storico si vollero mettere in mezzo, per far finta di pulire poi alla fine, due società che avevano due presidenze piuttosto deboli, Lenzini e Colombo, Lazio e Milan. Si salvarono altre società importanti che avevano dietro pezzi da 90 della società italiana, come, no, li sappiamo tutti, no? Agnelli la Juventus, Andreotti la Roma. Si misero in mezzo le due società più deboli, con i relativi giocatori, passando sopra a altrettante responsabilità che invece avevano coinvolto e coinvolgevano altre società, che fecero presto a liberarsi dei giocatori che appunto erano coinvolti, vendendoli già nell'anno successivo a questo scandalo delle scommesse. Quindi purtroppo ancora una volta il tifoso laziale andò di mezzo. Per noi fu uno shock, perché sai, passare, essere nati con una Lazio da scudetto, essere abituati alle vittorie, essere abituati a primeggiare in Italia, e poi trovarti improvvisamente a fine anni 70 scaraventato in Serie B, fu veramente un trauma. Si forgiò una tifoseria veramente tosta. Molti di noi, quasi tutti, siamo partiti da qua. In quel momento, tra la vecchia tifoseria dello scudetto e la nuova tifoseria degli anni duri della Serie B, si costituì uno zoccolo duro che tutt'oggi ci portiamo appresso, e che tutt'oggi è a difesa e a baluardo di questa grande tifoseria.